Oh, buongiorno a tutti, sono Dennis Cappellin e da qualche mese mi diverto a scorrazzare in giro facendo speed hiking, quindi escursionismo a passo veloce e diciamo che in discesa una corsetta ci può stare. Non siamo in ambiente montano come di solito mi piace fare, ma siamo un po' più vicini, diciamo che oggi la pigrizia ha vinto per cui non mi sono addentrato nella Lessigna, nelle montagne che ci sono vicine a Verona. Quindi oggi partiamo da Montorio Veronese, percorso che sto per iniziare, l'ho chiamato Montorio 21K, quindi faremo una 21 km intorno a Montorio. Montorio sostanzialmente ha delle colline sia a est che a ovest, la prima parte saliremo sulle colline ad est andando verso la zona di Marcellise, poi ritorneremo a Montorio passando dalla strada comune costeggiata da due corsi d'acqua, quindi ritorneremo a Montorio, andremo sulle colline ovest, quelle che di fatto si affacciano verso Verona, saliremo ancora un pochino e poi dal paesino di Mizzoli ritorneremo, quindi 21 km più o meno 600 metri di dislivello, quindi nulla di particolare, nemmeno così banale. Bene, a questo punto, se siete pronti, cominciamo!
finito. Mamma mia, questa volta ho cercato di essere un po' più speed, un po' meno hiking, quindi ho cercato di correre il più possibile, ovviamente nei miei limiti. Quindi abbiamo finito questa Montorio 21K, 2 ore 44 minuti e 51 secondi, 21 km e 3, 784 metri di dislivello, insomma non è poco, non è neanche tantissimo, però insomma dai, ce l'abbiamo fatta. Il corso è stato piacevole, buona parte del percorso è su strada, per cui oggi io ho preferito mettere le scarpe da running e non quelle da speed hiking. Direi che la scelta è stata anche azzeccata. Ovviamente nei sentieri un po' più sassosi sono andato un pelo più cauto, perché queste sono meno tacchettate e soprattutto sui sassi si sentono un po' di più i dislivelli. Comunque dai, siamo riusciti a finire questo bel percorso. Vi ricordo che se il video, ma anche il percorso, vi è piaciuto, mettete un like al video, ricordatevi di iscrivervi al canale così non perderete tutte le mie prossime avventure, e per qualsiasi commento, domanda, curiosità scrivete nei commenti e sarò ben felice di rispondervi. E buon giro a tutti!